Consiglio inaugurato ufficialmente l'archivio storico. La Toscana è la prima regione a statuto ordinario a dotarsi di una sede e di sale dedicate alla consultazione della sezione separata di archivio. Vera Vigevani Jarak incontra gli studenti del Parlamento toscano. Giovedì 16 febbraio nell'aula consiliare di Palazzo del Pegaso è avvenuta la testimonianza dell'attivista vittima delle leggi razziali fasciste e della dittatura argentina. Da gennaio 2023 si è aggiunto un nuovo spazio aperto al pubblico nel panorama degli archivi toscani e nazionali, l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana. L'archivio comprende la documentazione propria del Consiglio regionale e quella di archivi aggregati, relativa ad affari esauriti da oltre 40 anni e destinata alla conservazione permanente, in adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 30 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. A più di 50 anni dalla nascita delle regioni, il Consiglio regionale della Toscana è il primo fra le regioni a statuto ordinario a dotarsi di una sede e di sale dedicata alla consultazione per la sezione separata di archivio. Prima del taglio del nastro all'ingresso dei locali dell'archivio storico, nel cortile dove ha sede il Consiglio regionale, si è svolto un momento di riflessione e confronto presso la sala conferenze dello spazio Carlo Azeglio Ciampi. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il presidente della regione Eugenio Giani. Una giornata bella, è una giornata bella per le cittadine e i cittadini della Toscana. Saremo la prima regione a statuto ordinario ad avere un archivio storico. Quello che noi siamo è frutto di quello che è stato in questi anni. La Toscana è una regione che non si è mai voltata dall'altra parte. In quell'archivio storico troverete tanto della nostra identità, della nostra storia. Troverete il primo discorso, il discorso di insediamento della Presidente Montemaggi. Troverete tante battaglie che questa regione ha portato avanti, un luogo aperto ai cittadini e alle cittadine della Toscana per conoscere la propria storia, per poter approfondire, per poter consultare, per poter leggere, per fare memoria. Insomma, io sono orgoglioso di essere il Presidente del Consiglio regionale che dopo tanti anni di lavoro, e ringrazio tutti gli uffici, riuscirà oggi ad inaugurare un pezzo di storia importante della nostra regione. Io ci sono molto affezionato perché prima di essere il presidente della giunta regionale sono stato il presidente del consiglio e quindi in quei 5 anni dal 2015 al 2020 ho lasciato il cuore in questo ambiente, l'assemblea della regione toscana, il luogo dove si fanno le leggi, e quindi sono contento che il mio successore Antonio Mazzeo abbia organizzato questo che è uno spazio importantissimo di documentazione e io spero ad esempio di materiale per tesi di studenti universitari, di materiale per mostre sulla democrazia e la libertà nella nostra regione, su tanti argomenti che con la razionalizzazione di archivi che altrimenti rimarrebbero anche difficilmente accessibili può esserci per il futuro. È un salto di qualità questa inaugurazione degli archivi, perché non dimentichiamoci mai che il futuro si costruisce quando vi ha un fondamento di memoria forte e approfondita. Io credo che quando si inaugura un archivio è un momento di festa, è un momento di festa dell'istituzione, naturalmente la Regione Toscana, chiaramente il Consiglio regionale della Toscana, però è un momento di festa per tutti i cittadini fiorentini e diciamo tutti i nostri concittadini, perché gli archivi non stanno vivendo un momento brillante. Inizierò il mio intervento citando piccoli passaggi di un testo che è ora all'attenzione delle società degli storici. Ci sono grandi difficoltà. Io insegno in un osservatorio campano, insegno all'Orientale di Napoli, ho tantissime tesi, quindi questo mi dà il senso dell'importanza degli archivi anche per i nostri studenti e la difficoltà di trasmetterli come patrimonio civico, patrimonio comune. C'è un po' da lavorare su questo e per questo penso che questa iniziativa sia tanto importante.
Ci vollero 25 anni per istituire le regioni dopo la Costituzione e sono passati 53 anni da quando le regioni sono state istituite. Il paese è profondamente cambiato, è cambiato il rapporto fra le regioni e lo Stato, è cambiato il rapporto fra le regioni e la società e le società e il territorio su cui le regioni lavorano. Questo profondo mutamento non può che essere attestato e testimoniato dagli archivi, cioè gli archivi delle regioni sono importanti tanto quanto le regioni e il tempo che è passato è un tempo che fa sì che questi archivi diventino fonti per la storia del paese. Non tutte le regioni hanno lavorato allo stesso modo, non tutte le regioni hanno un rapporto con la memoria allo stesso modo, ma questo significa di fatto anche una pratica organizzazione del lavoro che le regioni devono darsi per custodire, tutelare e valorizzare la propria memoria. La Toscana lo sta facendo, esiste una eterogeneità in Italia sul trattamento della documentazione delle regioni che è essa stessa significativa dello stato del rapporto fra le regioni e appunto lo Stato centrale. Oggi noi apriamo l'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, che è un archivio importante, che è una sezione separata, il che vuol dire che devono esserci anche dei professionisti all'interno della regione che lo custodiscano, che lo valorizzino e che possano anche pensare al futuro di questa stessa documentazione. È anche un archivio importante perché comincia ad avere anche degli archivi aggregati importanti. Questo archivio conserva per esempio l'archivio di Oriana Fallaci. Quindi non è soltanto l'archivio della regione, dell'amministrazione della regione, è un archivio ricco e non possiamo che essere contenti dell'inaugurazione. Noi abbiamo una grande cultura archivistica in Italia, ma abbiamo una grande cultura archivistica sui supporti tradizionali. Sulla documentazione che nasce digitale, questa è una sfida enorme. Pensate soltanto alla necessità di selezionare la documentazione, la memoria è un archivio, è anche il frutto di selezione di documentazione. Un archivio non è un insieme di documenti, è un corpo strutturato di documenti e che quindi è l'esito anche di selezione, di scarto, di eliminazione. E se pensiamo alla iperproduzione digitale, il problema della selezione è un enorme e delicatissimo problema perché la produzione di documentazione diventi poi fonte della ricerca storica, quindi si tratta di oggetti molto delicati e su cui ancora non abbiamo soluzioni definitive. La mia generazione e quella precedente lasciano una brutta eredità. Oggi si stanno ripetendo guerra, razzismi e negazionismi, dunque dobbiamo rafforzare il nostro impegno affinché le violenze della storia non si ripetano. Così Vera Vigevani Jarak, attivista e scrittrice, testimone di due tra le pagine più bue del secolo scorso, ha incontrato i 60 studenti del Parlamento regionale toscano. Una storia, quella di Vera, che attraversa la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparecidos argentini, il nonno morto ad Auschwitz e la figlia uccisa in Argentina negli anni della dittatura militare. Vera Vigevani indossa sul petto la spilla con la foto di sua figlia, Franca Jarak. In testa porta il fazzoletto con la data del 25 giugno 1976, il giorno in cui, non ancora diciottenne, Franca venne sequestrata dai militari del generale Videla. Da allora appartiene al movimento delle madri di Plaza de Mayo. Una giornata importante perché oggi ospitiamo una donna, Vera Vigevani, che è riuscita a trasformare il dolore e la violenza subita in insegnamento, educazione, soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che è sempre stata in grado di accogliere, in grado di trasmettere ai giovani quei valori che indicano qual è la strada da seguire. E in un tempo in cui purtroppo di testimoni di quegli orrori, di quelle barbarie, di quelle violenze sono sempre meno, allora è importante che ognuno di noi diventi amplificatore di memoria e per questo oggi insieme al Parlamento degli studenti vivremo una delle più belle giornate che in questi anni quest'Aula ha potuto ospitare. Una testimonianza autentica, vera, di un'esperienza di vita umana straordinaria, dove i ragazzi sono stati partecipi di un confronto facendo domande, emozionandosi, comprendendo quelli che sono i valori di una resistenza, della libertà e della democrazia, della grande
mandato che hanno loro per provare a costruire una società migliore, memoria di un pezzo di storia importante. Quindi oggi il Parlamento degli studenti si è confrontato con un'esperienza di vita vera e credo che questo sia stato per noi come ufficio di presidenza una tappa importante della relazione e del compito che abbiamo a livello istituzionale per trasmettere i valori, poi peraltro fondativi della Regione Toscana, ai valori ovviamente dei nostri giovani, ai valori della storia e soprattutto della libertà. È importante che ci incontriamo e scambiamo un po' di opinioni, vediamo se assieme cerchiamo non solo di ripassare il passato, che tra l'altro è facile trovare tanta informazione, basta mettere un dito sia su internet, ma vedere un po' che sta succedendo e soprattutto affrontare tanti problemi, tanti drammi, tante cose terribili che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo. Allora, per loro e per me è una maniera di starci vicini, di metterci insieme, di forzarci, non dividerci, perché quella è la cosa peggiore, e vedremo se qualcosa riusciamo a fare di fronte a questa eredità che la mia generazione e anche la precedente stanno lasciando, purtroppo. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Io me la prendo e tante altre persone se la prendono, questa responsabilità. E questi ragazzi soprattutto sono lì pronti a prendersi questa responsabilità. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa. Dicono che tutto sono utopie, sogni. È vero, sono anche utopie, probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. E allora eccoci insieme tutti quanti. Oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli Studenti non possiamo che ringraziarla appunto dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza.